Piccoli Amaranto Crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold. Amici del calcio giovanile, buona serata, ci siamo, è il momento della gara di andata degli ottavi di finale del campionato Under 17, lo scudetto Under 17 Serie C. L'Arezzo subito, un banco di prova molto difficile, molto complicato per la squadra di Dante Gioacchini, sostenuta quest'oggi dagli Amaranto più piccoli, l'Under 15 che è venuta a fare un gran tifo per la squadra Amaranto in questa gara di andata, dunque dei playoff. Under 17 Serie C, l'Arezzo arrivato terzo nel suo girone, il girone C, contro la Paganese che invece ha vinto il girone D, l'ha vinto con 48 punti, frutto di 16 vittorie, 4 sconfitte, nessun pareggio, una squadra dunque particolarmente insidiosa. L'Arezzo ha bisogno di almeno un successo in una delle due partite per cercare di sperare appunto di andare avanti, per il momento comunque già un bel risultato, far parte delle prime 16 formazioni Under 17 italiane. Foto di rito per l'Arezzo e foto di rito per la Paganese con l'arbitro che sarà Fiorando Nebirai della sezione valdarnese. Buon lavoro di Quaglietta, dentro la palla, smarcato completamente Gondola, Casini, primo intervento determinante della partita. Ussi che cercherà di scavalcare probabilmente la barriera che è composta da quattro giocatori della Paganese, con portiere Bovenzi che è andato a chiudere con ogni possibile varco. Va Mussi, destro di Mussi a cercare la porta, l'intervento di Bovenzi, aveva calciato molto bene Federico Mussi. Bovenzi, grande intervento, secondo calcio d'angolo consecutivo per l'Arezzo. De Biase dalla bandierina, è salito anche Orta che vorrebbe il pallone subito, battuto corto in corner, scambio con Sepe, De Biase, parte il traversone, secondo palo Orta, proprio lui che si era smarcato, aveva fatto cenno ai suoi di volere questo pallone, è arrivato e la Paganese dunque è in vantaggio, possiamo dire la prima vera occasione con Domenico Orta che si è liberato sul secondo palo dopo questo rapido fraseggio e dunque l'Arezzo sotto dopo una buona partenza, c'è tutto il tempo per recuperare, chiaramente è un gol che può avere la sua importanza. Buxe cerca Conte Duca, la palla passa perché è andata a vuoto Tomolillo, attenzione, Conte Duca, c'è Tiradossi, dentro per Sciopai, dall'altra parte Anselmi, sul fondo questo pallone, nessuno ha tirato qui, un'azione davvero incredibile, con la porta tutta vuota, qui l'ha colpita male probabilmente Anselmi, colpita sporca perché c'era la porta tutta vuota, sembrava quasi un'azione stile Ajax dove nessuno tirava, alla fine poteva tirare subito Conte Duca, poteva tirare Tiradossi, poi Anselmi ha tirato. L'Arezzo davvero ha avuto una colossale occasione per pareggiare. Gondola ancora fuori di Biase, ecco il cross, attenzione che c'è tutto solo Padolino, qui ha avuto lui la palla del 2-0, gran cross, Padolino di testa. Allora attenzione a Sepe che ha ripartito, ha fatto ripartire Gondola che prova ad attaccare lo spazio dopo il tocco di De Biase, grande recupero di Baldoni a diversi metri più avanti, grande recupero a Casini, che rischio su De Biase, la porta è vuota, Quaglietta, Casini davanti a lui, gol, e qui patatrac dell'Arezzo che ha regalato completamente questo gol e siamo 2-0. Quaglietta con la porta vuota, con Casini ormai davanti a lui che poteva fare poco qua, ormai il patatrac era stato fatto e allora la Paganese si trova sul 2-0
al 24esimo ormai. De Pellegrin, palla dentro, attenzione, Conte Duca era sbucato anticipando tutti, la palla che però si impenna sopra la traversa. Cominciano a essere tante le occasioni sprecate dalla formazione Amaranto. Qui credo Horta non sia riuscito proprio a intervenire su questo pallone e Conte Duca ha avuto un'altra grande chance. Tisepe verso Gondola che parte, Baldoni prova a rincorrere, Gondola sembra più veloce, Gondola ancora, Gondola mette in mezzo, deviazione di Pellegrini che favorisce ancora la traversa, poi un altro tiro. Padolino qui ha preso la traversa, Padolino era tutto solo, Gondola ha fatto tutto il campo praticamente a sinistra, ha messo in mezzo, c'è stata la deviazione di De Pellegrini che di fatto ha messo in gioco, ha messo nel vivo di questa azione Padolino e l'Arezzo dunque ha rischiato di andare sotto 3-0. Bussi e da palla però alla squadra campana, attenzione De Pellegrini che si è allungato il pallone, Guaglietta, Guaglietta solo davanti a Casini, Guaglietta fuori, sospiro di sollievo gigantesco, si scusa De Pellegrini, sembrava quasi di rivedere il secondo gol. Guaglietta forse si scusa anche lui, questa era l'occasione probabilmente del KO finale. E allora Arezzo graziato davvero in questa situazione. Baldoni qui si fa superare, ora De Biase dentro per Gondola, Gondola controllo, Gondola, Gondola in mezzo, c'è Guaglietta e poi Padolino ne mangia un altro, ha avuto tre occasioni Padolino e in tutte e tre non è riuscito a trovare la rete. Aveva avuta, ne aveva avuto due, tra cui un palo e anche qui davvero clamorosa, che poi Guaglietta gli aveva dato una palla deliziosa. Martelli, buono l'intervento, poi riesce a dare, Tiradossi, supera Bovenzi, Tiradossi, non ci voglio credere. Bravo Martelli! Davvero pazzesco, pallone sul fondo di un niente, aveva fatto tutto bene, aveva superato Bovenzi e dunque gol sbagliato da una parte, ancora più clamoroso l'errore dall'altra e si rimane sullo 0-2. Rinvio di De Pellegrini verso Tiradossi, Bovenzi manca, la porta è vuota, Tiradossi, Bovenzi la fa su. Casini, Pellegrini, corto, servito De Biase, attenzione, De Biase, dribbling sinistro di De Biase, Casini, in calcio d'angolo. E l'arbitro chiude qua. La Paganese vince 2-0 la gara di andata degli ottavi di finale dei playoff Under 17 Serie C. L'Arezzo ha giocato un ottimo primo tempo, deciso dagli episodi, gol di Horta sugli sviluppi di un calcio d'angolo e poi il gol regalato di fatto a Guaglietta. L'Arezzo ha avuto diverse chance, una sullo 0-0, poi ne ha avute sullo 0-1, sullo 0-2, poteva anche la Paganese trovare la terza rete, insomma l'Arezzo semmai può recriminare dell'imprecisione sotto porta, perché l'atteggiamento, il gioco, l'intensità che ha avuto soprattutto nel primo tempo al cospetto insomma di una delle migliori squadre di questo panorama Under 17, come dimostrano anche le diverse convocazioni dei giocatori della Paganese nella rappresentativa, ecco, di fatto questo sicuramente è un dato che deve rendere orgogliosi comunque i giocatori dell'Arezzo che hanno giocato il primo tempo, anche un'ottima parte di secondo tempo. Dopo nel finale si vedeva che adesso un po' ci credeva di meno e alla fine insomma la Paganese vince 2-0, ipoteca il passaggio del turno, c'è però da giocare la sfida di ritorno tra due settimane. Adesso andiamo a sentire mister Dante Gioacchini. Insieme a mister Dante Gioacchini
al di là del risultato, chiaramente c'è un po' di rammarico per le occasioni che la Ghezzo ne ha avute tante, no? Contro una squadra molto forte. Sì, un po' di rammarico anche perché i due gol, diciamo, li abbiamo fatti noi. E la partita abbiamo fatto un'ottima prestazione, secondo me, e ci è mancato il gol. Fa sempre esperienza. Comunque è una presa anche di consapevolezza, insomma, del fatto che questa squadra se la può giocare anche con squadre come questa che sono arrivate prime nel loro gioco. Sì, sì, noi abbiamo fatto una buona partita, l'abbiamo interpretata bene, purtroppo dobbiamo andare giù e fare tre gol. Ci credete o è quasi impossibile? Io ci credo, ragazzi, anche adesso vediamo di partire, di ripartire la prossima settimana, giochiamo non il 5, ma giochiamo il 12 giù a Volla. Perché c'è Pellegrini che andrà a questo torneo di Fiuggi, unico convocato dell'Arezzo, dove troverà alcuni giocatori della Paganese, no? A dimostrazione che in rappresentativa c'erano diversi giocatori della Paganese, per dire che è una squadra comunque abbastanza forte. Sì, loro hanno quattro ragazzi in nazionale, diciamo, nella rappresentativa, noi ne abbiamo uno, però è stata una prestazione, ripeto, positiva al di là del risultato. Poi il risultato conta e quindi al ritorno dovremo farci la nostra piccola battaglia, insomma. La palla scottava un po' forse in avanti, qualche emozione, no? Quando si doveva concludere, quindi azioni anche molto lunghe. Purtroppo sì, non sempre le giornate possono essere felici in tutti i reparti. Oggi un po' davanti abbiamo peccato, però in altre partite ci hanno aiutato in maniera importante. Piccoli Amaranto crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold.